edizione importante innanzitutto perché a titolo gratuito e quindi è importante perché c'è una diffusione dei saperi e del saper fare grazie a Energy Media, questa iniziativa che è tutta incentrata sul tema della sostenibilità, della green economy, cioè delle cose che si possono fare anche mettendo insieme tecnologia, ricerca, innovazione, sviluppo e produttori. Quindi davvero è a tutto tondo. L'11ª edizione di Energy Med, la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel Mediterraneo, curata dall'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, aprirà le porte della mostra ad Oltremare dal 5 al 7 aprile. Energia, riciclo e mobilità sostenibile sono al centro dei temi affrontati dal grande momento di confronto e aggiornamento professionale per tecnici ed imprese del settore, ma anche per l'uso quotidiano delle nuove tecnologie che può migliorare la vita dei singoli cittadini. È un evento rivolto agli operatori del settore, ma che interessa molto il cittadino e la famiglia per le conseguenze, come dire, benefiche sui costi in bolletta e sulle emissioni inquinanti. Ci saranno delle novità su tutto ciò che riguarda le lampadine, per esempio le lampadine a LED che vanno a sostituire lentamente quelle convenzionali, abbiamo dei monoruota che mostreremo per facilitare la mobilità sostenibile e tutto ciò che riguarda il riciclo, quindi anche il riciclo degli oli vegetali che si trasformano in biodiesel. Ci sono circa 20 programmi europei di finanziamento di cui si sa poco e abbiamo poca capacità di attrarre queste risorse nel sud e quindi diamo la possibilità alle imprese e agli interessati di presentare proposte di progetto. Convegni, insomma, ci saranno anche delle dimostrazioni e soprattutto vedere che cosa lo sviluppo della green economy può portare nelle nostre città. In Napoli, come abbiamo detto, sostenuto e stiamo cercando di fare, si candida veramente a creare dei poli di attrazione intorno alla green economy. La sostenibilità ambientale è al centro dei tavoli politici sia nazionali che degli enti locali e la nostra amministrazione sposa queste tematiche. Per noi è molto importante starci all'interno di questo contenitore, che è un contenitore di formazione professionale, è un contenitore scambio commerciale, è un contenitore che si rivolge quest'anno anche molto ai giovani.